Buongiorno a tutti, gente varia ed eventuale. Al mondo nulla è sicuro, tranne la morte e le tasse, disse Benjamin Franklin. Poi in seguito ebbe anche modo di provare la sua teoria, morendo. Ora, io con le tasse non posso aiutarvi, ma posso raccontarvi qualche storia ispiratrice di persone che sfacciatamente e molto casualmente hanno preso per il culo la morte. Peter Freuchen, colui che scavò una via di uscita dalla propria tomba di ghiaccio con la sua cacca congelata. Peter Freuchen sembra il risultato del sesso sfrenato tra un boscaiolo svedese e un orso grizzly, la manifestazione in forma umana della parola spaccaculi. Nel 1906, all'età di 20 anni, abbandonò la scuola di medicina e partì per esplorare la Groenlandia a bordo di una slitta trainata da cani. Lì incontrò la sua prima moglie, una Inuit di nome Navarana Makupaluk, che gli regalò una figlia chiamata Papaluk Jette Kukuminaguaku Kasaluk Palika Hager, e anche un figlio, Mekuzaku Avataku Igimakusu Kutoranguapaluk. Perché giustamente l'alfabeto ha tante lettere, non gli sembrava giusto lasciarne fuori qualcuna. Durante una delle 7 esplorazioni Thule, cioè le esplorazioni della Groenlandia condotte da Peter, si trovò sepolto vivo dopo aver aspettato la fine di una bufera di neve, con una mossa degna del miglior MacGyver dopo aver fatto la cacca. Quando scappa scappa, la modellò a forma di scalpello e aspettò che congelasse finché non fu dura come la roccia, e via che scavò la sua via verso la libertà. Sfortunatamente però il suo era proprio uno scalpello di merda. E il lavoro di autosalvataggio durò parecchio, tanto che quando tornò al campo base aveva il piede sinistro completamente congelato, così dovette autoamputarsi per evitare che la gangrena si diffondesse senza anestesia e possibilmente senza usare il suo scalpello. La vita di Peter proseguì in relativa tranquillità fino a cazzata. Durante la seconda guerra mondiale Peter faceva parte del movimento di resistenza danese che aiutava i rifugiati del Terzo Reich. Quando i nazisti andarono a bussare alla sua porta fu catturato e condannato a morte. Ovviamente riuscì a scappare dal campo di concentramento in cui era tenuto, perché se neanche madre natura riesce a ucciderlo, che chance avevano i nazisti? Jack Lucas, colui che si lanciò su una granata e si paracadutò senza paracadute. Il 14enne Jacqueline Jack Lucas era bello grosso per la sua età, ma invece che sfruttare il suo dono per andare a giocare a basket o comprare le sigarette per gli amici, Jack falsificò la firma di sua madre su un modulo di reclutamento dei Marines e si imbarcò per la seconda guerra mondiale. Mentre era in trincea sulle spiagge di Iwo Jima, due granate provarono a fare secchi lui e i suoi amici. Quello che accadde dopo ve lo racconto con le parole esatte di Lucas. Ho urlato ai miei compagni di uscire di lì e ho fatto un tuffo alla Superman sulle granate, ricordandomi troppo tardi che non ero Superman. Ho cacciato un urlo del diavolo quando quella cosa esplose. L'eroismo di Lucas gli provocò più di 250 schegge di metallo in tutto il corpo e nei principali organi, comprese 6 nel cervello e 2 nel cuore. Tornò a casa a 17 anni, tecnicamente non ancora abbastanza grande per arruolarsi, e diventò il più giovane marine di sempre ad aver guadagnato la medaglia d'onore. Lucas ovviamente non era uno che si spaventava easy. C'era una singola cosa che lo terrorizzava: l'altezza, ed era già una cosa di troppo. Così decise di arruolarsi nell'esercito, legalmente stavolta, come paracadutista. Ora, se tu hai paura degli orsi e non hai ancora firmato per un incontro di wrestling contro un grizzly, Lucas pensa che tu sia un cagasotto. Durante un lancio di prova, il paracadute principale e quello secondario di Lucas ebbero un malfunzionamento, perché niente ti aiuta a superare una paura come sperimentare il massimo che quella paura può offrirti. Non credo sia concettualmente giusto, ma... Alcuni testimoni dichiararono che fu l'ultimo a lasciare l'aereo e il primo a toccare terra. Ovviamente sopravvisse. La sua tecnica fu quella di rotolare appena toccò il suolo, perché Lucas è la personificazione della fisica dei film hollywoodiani. Sam Houston, l'uomo che nemmeno un proiettile a bruciapelo e una freccia nel perineo sono riusciti a fermare. Per chi se lo chiedesse, il perineo è la zona tra i genitali e l'ano. Nel 1809 un giovane Sam Houston di 16 anni scappò dalla sua casa in Virginia e si unì agli indiani Cherokee, dove apparentemente imparò a usare tutte le parti del piede per spaccare culi. Nel 1812 iniziò la guerra, e chi era Sam per perdersela? Durante la sua prima battaglia vide un compagno caricare verso le linee nemiche e subito cadere a terra colpito. Peccato che i tempi con cui ragionava il cervello di Sam erano superiori rispetto a quelli con cui si muovevano le sue gambe, e senza rendersene conto aveva seguito nella carica il suo compagno. Il nemico ricompensò questo estremo atto di coraggio colpendolo con una freccia nel perineo. Invece di abbandonare la guerra e tornarsene per sempre a casa felice di essere sopravvissuto,
assoluto, Sam si girò verso il soldato più vicino e gli chiese se gentilmente poteva togliere quella freccia da lì. Il soldato giustamente gli rispose che forse era meglio cercare un medico. Sapete, una freccia nel perineo. Sam, come risposta, sfoderò la spada, la diede al soldato e disse se poteva gentilmente tagliare l'asta della freccia, così avrebbe potuto continuare a combattere. Durante tutta la giornata fu colpito altre 3 volte prima di collassare sul campo di battaglia, dove fu lasciato lì, morto, per tutta la notte. Salvo scoprire la mattina dopo che, hey, respirava ancora! Fu trasportato d'urgenza ad un forte vicino e resuscitato per l'ennesima volta. Tornato a casa, si diede alla politica con buoni risultati. Riuscì a diventare governatore del Tennessee, ma il suo animo indomito non conosceva pace. Durante una lite con William Stanberry per noiose questioni politiche, i due arrivarono ben oltre le mani. Stanberry estrasse una pistola e la puntò a bruciapelo sul petto di Sam. Con estremo culo di Houston, la pistola fece cilecca, dando l'opportunità a Sam di corcarlo di mazzate. Tito Rubin, l'uomo che sopravvisse a tutto ciò che la guerra gli buttò addosso. Nato in Ungheria, in una famiglia ebrea povera, nel peggior periodo in cui un ebreo poteva nascere. A 15 anni venne mandato nel campo di concentramento di Mauthausen, dove un simpaticissimo ufficiale delle SS diceva a tutti i nuovi arrivati: nessuno di voi uscirà da qui vivo. Rubin se ne uscì con un "bella fratello" al compagno che gli stava di fianco e cominciò a dimostrare che l'ufficiale delle SS si stava sbagliando. Diversamente da altre 150.000 persone, comprese padre, madre e sorella di Rubin, lui riuscì a uscire da lì vivo. Quando i soldati americani liberarono il campo di Mauthausen, si sentì talmente in debito con loro da andare ad arruolarsi e a combattere la guerra di Corea, dove provò a se stesso di essere innegabilmente cazzuto. Cominciò tenendo a bada da solo varie ondate di truppe nordcoreane per 24 cazzutissime ore. Continuò sparando da una cazzutissima mitragliatrice calibro 50, dopo che 3 soldati c'erano morti su quella mitragliatrice, e continuò a sparare per tutta la notte e il giorno successivo, finché non finì i proiettili e venne catturato dai cinesi. Persino i suoi rapitori, vedendo quanto era cazzuto, si offrirono di lasciarlo andare se fosse tornato in Ungheria e non si fosse mai più fatto vedere, che suona un po' come "ti prego, ti lasciamo andare ma smettila di farci il culo". Rubin rifiutò, procedendo invece a fuggire dalla cella ogni notte per andare a rubare cibo e medicine per i suoi compagni di prigionia, e lo fece per 2 anni e mezzo, rischiando l'esecuzione ogni volta che metteva la testa fuori dalla cella. Direi che è un uomo che sa come ripagare i debiti. Brian Blessed, l'uomo che fa soccombere la natura al proprio volere. Forse i più vecchi se lo ricordano come il principe Vultan in Flash Gordon del 1980, ma è anche l'uomo più vecchio ad aver raggiunto gli 8000 metri senza bisogno d'ossigeno a 67 anni. E non è un'impresa da tutti, raggiungere gli 8000 senza ossigeno e anche partecipare a un film di Flash. Purtroppo tutti i suoi tentativi di raggiungere la cima dell'Everest furono un fallimento, a volte per il clima avverso, a volte per i compagni con una barba indegna. Ma stiamo comunque parlando di un uomo che ha raggiunto vette come Kilimanjaro a un'età a cui la maggior parte della gente fatica a raggiungere la cima delle scale. E come se non bastasse, è l'uomo più vecchio che abbia mai raggiunto il polo nord magnetico a piedi e prendendo a pugni un orso polare. E quando dico a pugni intendo realmente a pugni. Blessed ha raccontato che una notte, mentre stava dormendo, un orso bianco ha provato a mettere il muso dentro la sua tenda. Lui, per mandarlo via, gli ha tirato un cazzottone in pieno naso e ha continuato la sua dannata dormita. Per non farsi mancare niente, quest'uomo è sopravvissuto anche a uno schianto aereo nella remota giungla del Venezuela e ha fatto un infarto sul palco mentre stava interpretando Ray Lear. Dategli 5 minuti, si è ripreso e ha finito la recitazione. Attualmente Blessed ha 80 anni e cammina ancora tra noi comuni mortali. Perché chi ha il coraggio di dirgli che è ora di andare dall'altra parte? Dio? Almeno non prima che abbia completato la sua ultima impresa, ovvero visitare la Fossa delle Marianne.